52 a corsa. La Lega Veneziana ha contato giorno per giorno i passeggeri del tram. A fine anno, dicono, ci sarà un buco di 2 milioni di euro. Parliamo ora del tram. Il numero dei passeggeri è largamente insufficiente perché i costi di gestione vengano coperti dalla vendita dei biglietti. Questo quanto sostiene la Lega Veneziana, che ha contato gli utenti di giorno in giorno e concluso che a fine anno si produrrà un buco di 2 milioni di euro. Sentiamo. Abbiamo fatto un sondaggio in un arco temporale di 30 giorni e abbiamo verificato che i numeri divulgati dall'amministrazione sono assolutamente falsi. L'amministrazione dice che ci sono 130 passeggeri giornalieri, noi abbiamo verificato che al massimo ci sono 52 passeggeri. 52 passeggeri per corsa? Questa è la media degli utenti del tram a gennaio. A rilevarlo i militanti della Lega Nord, che per un intero mese hanno monitorato le corse del siluro rosso. Ogni giorno quattro squadre si sono date il cambio per contare i passeggeri a tutti gli orari. Risultato? La realtà è assai lontana dai 13.000 utenti al giorno previsti dalle proiezioni del comune. Nell'arco di un anno ci sono il 50% dei passeggeri meno da quello che ha dichiarato appunto l'assessore. 50% di passeggeri meno vuol dire il 50% di incassi meno. I costi di gestione del tram, fanno sapere i padani, sono di circa 6 milioni di euro all'anno. Due di questi provengono dalla Regione Veneto e da altre istituzioni esterne al comune, quattro invece andrebbero coperti con la vendita dei biglietti. Il numero di passeggeri diffuso dall'amministrazione, nota l'onorevole leghista Corrado Callegari, era esattamente quello che serviva per andare in pari, ma poiché i veri utenti sono la metà, a fine anno si sarà accumulato un buco di circa 2 milioni. Chi paga, probabilmente come al solito Pantalone diceva una volta, pagheranno i cittadini con aumenti dei biglietti o di altre prestazioni di servizio.